Eccoci qua di nuovo in diretta su TV Radicale, come lo eravamo poco fa con Matteo Mainardi dalle Marche, e adesso dobbiamo apprestarci subito perché il ritmo è incalzante, gli argomenti sono tantissimi di cui dobbiamo parlare. E che abbiamo fatto un accenno, c'è questo appuntamento importantissimo a partire da venerdì prossimo, che è il congresso di Radicali Italiani. E adesso chiamiamo l'associazione di Caserta, quindi andiamo a trovare un po' il contatto sul nostro Skype, qui tutto avviene in diretta, e chiaramente siamo stati presi alla... Ecco qua. Allora, non sappiamo ancora con chi ci collegheremo. Se troveremo Luca Bove oppure Domenico Letizia, pronto? Benissimo, siamo direttamente in diretta. Scusami se il gioco di parole. Domenico, giusto? Ciao Domenico, buonasera. Non c'è problema, non c'è problema. Sei solo oppure c'è qualche altro con te? Luca e Gianroberto. Domenico, non c'è problema. Io sono lieto di averti qui in diretta alla ripresa delle trasmissioni di TV Radicale. In video purtroppo ci sono soltanto io. Poi la prossima volta, magari quando avremo la possibilità di averti, diciamo, con la webcam, ti metteremo anche in video. Solo che dalla chat, ecco, dalla chat mi segnalano che non sentono il tuo audio. Quindi prova, vabbè, incominciamo ad interloquire, così vediamo se dalla chat ci dicono qualche cosa e ci avvisano. Ecco, non si sente Domenico. Io ti confermo che ti sento perfettamente. Ecco, ci segnalano che non sentono l'audio, quindi abbiamo, diciamo, un problema un po' da risolvere e adesso cerchiamo di porre rimedio con un qualche cosa di emergenza. Allora, quindi dalla chat confermano che non si sente l'audio. Intanto, guarda Domenico, se possiamo, diciamo, incominciare ad interloquire, così parliamo un po'. Così ci danno una conferma. Allora, l'associazione di Caserta, raccontaci qualcosa. La questione della conferenza stampa di ieri con Rita Bernardini che Allora, scusami sì, Domenico, dimmi. adesso la chat dovrebbe incominciare a sentire l'audio, quindi Ok, ripeto tutto, sì. attendiamo magari una conferma, in modo che possiamo partire senza che si perda nulla. Ok. Vediamo un po', si continua a non sentire, ci dicono. Ah, ora sì, si sente, ecco, benissimo. Adesso Mi siamo in onda, sentite? perfetto. Sì, adesso si sente, ci hanno dato la conferma per cui possiamo ripartire e ti rifaccio la domanda. La domanda è: l'associazione di Caserta di che cosa si sta occupando in questo momento? Anche perché ci sono, diciamo, due cose importanti. Già, ci sono cose importanti che voi state facendo e siete molto attivi come associazione. Parlaci un po' della vostra attività. Sì, allora, come ben detto, l'Associazione Radicale Legalità e Trasparenza di Caserta si sta occupando di tantissime cose. Ciò che ci tenevamo a sottolineare, una delle iniziative più importanti che abbiamo tenuto in questo periodo, che è stata quella della partecipazione allo sciopero dei
dei migranti e dei rifugiati politici di Castelvolturno, lo sciopero delle rotonde e poi la conferenza stampa avutasi ieri nella sede dell'associazione. Ecco, vedi, scusami Domenico, proprio su questo aspetto qua, no? Lo sciopero delle rotonde, io vorrei che tu ci parlassi un po' com'è nata questa iniziativa e, e com'è che si è snodata un po' nel tempo, perché questa cosa qui è un'iniziativa veramente importante. Allora sì, diciamo che praticamente, almeno personalmente, subito ha colpito la nostra curiosità questo movimento antirazzista che esiste da parecchio tempo a Caserta, anche grazie alla presenza del centro sociale ex canapificio, e già da un po' di tempo si parlava di strutturare questo sciopero delle rotonde che è facile immaginare che, dato la particolarità, comunque era una cosa sperimentale e completamente innovativa, perché non si era mai assistito a uno sciopero dei migranti che per una giornata insieme e organizzandosi come una specie di parasindacato non andavano a lavorare. E infatti è una delle prime volte che si è sentito addirittura in Italia che dei migranti si siano organizzati per uno sciopero. È il primo proprio a livello europeo, cioè non vi era mai stata una cosa del genere così organizzata, se ricordo bene. Questa era anche la particolarità di questo sciopero delle rotonde. E praticamente come si è organizzato? Attraverso questo coordinamento antirazzista a cui l'associazione Luca Cuscini Caserta e l'associazione Radicale Legalità e Trasparenza partecipano, subito si era entrati in contatto con questo coordinamento e insieme si è lavorato per organizzare questo sciopero delle rotonde, e che diciamo che comunque, ritorno a ripetere, era davvero particolare. Infatti ricordo che anche se non lo vogliamo concepire non soltanto come cultura liberale, anche all'interno dei circuiti marxisti si è parlato molto di questo sciopero delle rotonde, perché era una concezione completamente diversa di quella che poteva essere considerato comunque la lotta di classe, intesa sia a livello liberale che a livello marxista, una nuova concezione, certo, comunque di quella che poteva essere una lotta di classe, che noi comunque continueremo a sottolineare a livello secondo logiche liberali. E continuando il discorso, praticamente questo sciopero delle rotonde a cui noi di Caserta e i radicali di Napoli, della Grande Napoli, hanno partecipato, noi particolarmente siamo stati presenti alla rotonda di Qualiano, se i ragazzi mi confermano, sì, Qualiano e Giuliano, praticamente abbiamo assistito a delle scene particolari. Raccontaci davvero giornata, perché questo è un aspetto veramente interessante anche della vicenda. Sì, praticamente parto con un'analisi descrittiva proprio di quello che è stato lo sciopero. Praticamente eravamo lì dalle 4 del mattino, se ricordo bene, con dei cartelli con scritto: oggi non lavoro per meno di 50 euro, tutti noi migranti e le varie associazioni presenti lì con questi cartelli rivolti verso le strade con le macchine che passavano, che dimostravamo non violentemente la nostra disobbedienza. E praticamente la situazione è iniziata a farsi interessante alle prime ore del mattino, quando sono iniziati ad arrivare anche più gente, sono iniziati a fermarsi anche i primi caporali, diciamo così, che ci è stato anche un po' di dibattito sull'impressione di quello che è stato, comunque di come consideravano questo sciopero. I caporali come hanno reagito? Anche perché i caporali sono ben consapevoli che la loro attività è un'attività assolutamente illegale. Sì, diciamo che comunque nelle nostre zone è parecchio illegale, quindi il confine tra legalità e illegalità a volte non si sente nemmeno. Però di caporali che si sono fermati proprio a parlare con noi ne sono stati pochi, altri passavano, ci urlavano, ci insultavano e scappavano, cioè andavano direttamente forse a qualche rotonda dove qualcuno non scioperava, perché ricordiamo, essendo uno sciopero, c'è stato anche chi non ha aderito a questo sciopero, come è giusto che sia così. Beh, però comunque ci ritenevo a sottolineare l'importanza anche a livello nazionale di questa cosa, perché torno a ripetere, non si era mai vista una cosa del genere, e quando
si fermava il caporale, la cosa che comunque risultava fuori era la classica parlantina, ma non sono gli italiani a lavorare per 50 euro, figuriamoci, migranti, bla 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 bla. E noi ci tenevamo comunque a sottolineare che non per questo dobbiamo fare la guerra del più povero al più povero, e non, questo di certo non giustifica 12-13 ore di lavoro per loro a nero e con tutte le conseguenze, e quindi questo assolutamente non giustificava la situazione. Interessante però è stata anche la partecipazione comunque molto, molto forte dei migranti. Domenico, un'altra domanda, sì. Perdonami, io ogni tanto ti interrompo. No, no, benissimo, sì. E guarda, questo sciopero, no? È stato organizzato, diciamo, si è creato un movimento spontaneo, oppure c'è, diciamo, qualche promotore dietro, qualche associazione che ha organizzato questi migranti, oppure qualche sindacato? Tu hai saputo qualcosa in tal senso? Guarda, no, guarda, ti dico chiaramente, esiste un coordinamento comitato antirazzista, e quindi una rete nazionale che però, ci torna a ripetere, un coordinamento comitato, quindi proprio giuridicamente parlando, in quanto comitato e coordinamento è fatta di tutte voci che dalla base comunque parlano e discutono, in cui è aperta tutta, cioè chiunque voglia dire la sua è aperta, quindi non è che praticamente esiste una sorta di partito sindacato che c'era dietro, anzi proprio questa è la novità, perché diciamo che i rifugiati politici in prima persona loro sono stati i primi a essere tra i promotori di questo coordinamento, e il giorno dopo dello sciopero di Castelvolturno, ci tenevo anche a ricordare questo, a Caserta c'è stata una manifestazione contro il razzismo, e praticamente le uniche bandiere di partito, se possiamo così dire, presenti erano soltanto quelle dei radicali, quindi dei radicali, e ovviamente noi dell'associazione Luca Coscioni, quindi praticamente cioè, che la dice tutta, e questo è stato un movimento spontaneo dalla base. Il resto dei partiti, a partire da Rifondazione, non è che siano presenti, almeno su tematiche queste qui sociali, che dovrebbero riguardare molto di più anche quella sinistra, che comunque si fa portatrice di valori, dei diritti sociali e di libertà civili, che quando alla fine è soltanto chiacchiere e pochi fatti. E questo mercato del lavoro nero dei migranti, che è molto diffuso poi dopo diciamo nella provincia di Caserta, come anche molto diffuso in Calabria, si tratta sempre di lavori stagionali, per cui ci sono queste frotte di migranti che si spostano in varie zone d'Italia. E allora, com'è la situazione a Caserta? Ah no, guarda, sì, infatti, no, sì. Io poi forse non sono riuscito a quantizzare bene nell'esprimere, diciamo, la quantità di coloro che hanno partecipato al sciopero, perché io ci tenevo a ricordare che noi eravamo presenti alla rotonda di Qualiano, Giuliano, ma lo sciopero si è esteso per tutta la provincia di Caserta e di Napoli. Quindi immaginiamo, cioè, e parliamo di rotonde, quindi significa ogni incrocio vi era una delegazione, o meglio vi erano dei migranti e della gente che scioperava, quindi parliamo di una quantità immensa di gente. Tu pensi che questa iniziativa abbia potuto incidere minimamente anche sulle condizioni economiche dei migranti? Cioè, tu pensi che la giornata che prendono queste persone che fanno questo duro lavoro nei campi, spesso e volentieri, ma penso anche nell'edilizia, e diciamo abbia sortito un qualche cosa di positivo, oppure sia ecco. No, praticamente personalmente sono un amante di queste forme sperimentali di nuove disobbedienze, quindi in quanto forma sperimentale innovativa, ovviamente poi bisogna sempre attendere un po' di tempo affinché la cosa possa incidere o no. Però ripeto, lo sciopero è stato ben accettato anche dai migranti, cioè d'altronde sono stati loro i promotori, e c'è stata una forte partecipazione, e quel giorno qualcuno si è incazzato. Ovviamente questo non vuol dire che il giorno dopo loro non siano andati a lavorare con meno di 50 euro. Però la questione che noi ci teniamo a sollevare è soprattutto una questione culturale, perché di queste cose se ne parla, ma sempre in determinati modi o in modi sbagliati.
per la prima volta possiamo dire che comunque la stampa sia nazionale che da quella locale a quella nazionale. Infatti vorrei ricordare gli articoli su Unità, Il Manifesto, ma anche giornali un po' più liberali come Il Riformista, comunque di queste cose si discuteva, e penso che comunque una riflessione culturale in questo paese sia iniziata. Però come tutto ciò che è sperimentale, torno a ripetere, poi bisogna attendere per i risultati. Per i risultati, certo. L'importante è che ci siano, perché appunto sono sperimentali. E a livello mediatico invece com'è andata? A livello mediatico è andato benissimo, tanto è vero che abbiamo discusso anche con altre persone che poi si fermavano lì, parcheggiavano la macchina e si univano a chiacchierare con noi, e praticamente qualcuno ci proponeva anche di farlo nella stagione adatta, quando si raccoglieva il pomodoro, oppure in un'altra stagione quando la presenza era più forte, di tornare a ripeterlo. E divertente è stata anche la reazione dei migranti, perché questa è anche una lezione di umanità che poi ci insegnano, anche quando qualcuno si fermava e offendeva ciò che stava avvenendo, loro sempre col sorriso rispondevano, e invitando ad unirsi anche altri ad unirsi a questo sciopero. Quindi bene, davvero una lezione di civiltà. Quindi l'11 e il 12 di ottobre si è svolta questa manifestazione. L'11 vi è stato lo sciopero delle rotonde, sì. Il 12 vi è stata la manifestazione antirazzista che antirazzista. Si è tenuta a Caserta, tornando a ripetere, le uniche bandiere che c'erano erano quelle dei radicali. Radicali, sì, con la presenza anche di Perduca, che quel giorno è stato ospite. Quindi Marco Perduca, senatore radicale, eletto nella lista del PD, era presente lì alla manifestazione. Sì, è guarda, stato anche praticamente sì, tra coloro che sono saliti come delegazione alla questura di Caserta, insieme sì, alle associazioni e ai comitati antirazzisti. Benissimo, Domenico, guarda, se tu sei d'accordo, perché purtroppo noi abbiamo sempre il tempo tiranno, per cui ci restano 12 minuti di collegamento e ancora due argomenti da trattare. Se tu sei d'accordo, io passerei all'altro argomento di cui vorrei discutere con te, vale a dire la visita al carcere di Carinola, giusto? Carinola, con Rita Bernardini. Tu hai avuto l'opportunità di accompagnare Rita, come hai accompagnato tu Rita oppure qualche altro compagno? No, io ero nella sede dell'associazione praticamente a preparare un po' la conferenza stampa. Bene. È stato Francesco Giaquinto e Rita Bernardini a effettuare la visita, insieme a, se non sbaglio, a Michele Capano di Salerno. Sì, puoi parlarci di questa visita, com'è andata? Mi dispiace che stasera non ci sia il video, perché avevamo pronto anche quello, il video da poter trasmettere, solo che non siamo riusciti a caricarlo. Però riassumo io un po', a breve comunque poi vi sarà mandato, riassumo io un po' quello che è stato, diciamo, la conferenza stampa di Rita Bernardini, che si è approcciata dal locale al nazionale. E poi vi sono state alcune mie riflessioni che ho voluto fare all'intervento di Rita, che appunto era presente da noi a Caserta. Volentieri, raccontaci tutto. Dimmi. No, raccontaci tutto, è molto interessante. Sì. Praticamente siamo partiti da quello che era praticamente la struttura del carcere di Carinola, che diciamo non presenta particolari gravità come gli altri carceri in Italia. Ma ciò non significa che la situazione non è disastrosa. Infatti la Bernardini ci teneva a sottolineare di come ci siano la presenza di bagni a vista, quindi non coperti, dove un detenuto, nel momento che deve fare i suoi bisogni, può essere visto dalle persone che passano e da tutti, quindi praticamente è proprio la dignità buttata nel nulla. E questa era una tematica che praticamente ha colpito, la presenza dei muretti e dei separatoi, che come ci diceva la Bernardini non sono previsti dalla legge. Quindi anzi contro la legge, contro la legge, praticamente di come le celle dove vi erano degli ergastolani e dove dovevano essere ospitati un ergastolano ve ne erano due, oppure vi erano celle dove vi erano ergastolani e non ergastolani, quindi andando a confondere anche le diverse tipologie di reato. E poi praticamente le solite problematiche di uno stato oppressore e senza pietà, che praticamente sono quelle là dei detenuti. A Carinola ci sono detenuti della Sicilia, della Calabria, e praticamente molti di loro hanno anche genitori anziani, figli e parenti da
come giusto che sia, che ogni tanto vorrebbero visitare e vedere, e ciò viene impedito. E praticamente mi ha colpito un episodio che ha riportato la Rita, che è stato praticamente quello lì di un detenuto a cui aveva i genitori in Sicilia, che se non sbaglio il padre è nato nel 1916, quindi parliamo 1919, mi ricordano, praticamente, quindi di un'età molto avanzata, e cui lui ha chiesto permesso, questo tenuto ha chiesto il permesso per poter visitare i propri genitori, e praticamente dal carcere gli hanno risposto: eh no, ma tu puoi soltanto visitarlo nel momento che praticamente è defunto o sta per morire. Quindi non so nemmeno se una persona che possa considerarsi essere umano come può dare una risposta del genere. Complessivamente, la situazione del carcere com'è? Vabbè, immagino che ci sarà una situazione di sovraffollamento come c'è in tutti gli altri posti d'Italia, ma il grado di affollamento, diciamo, è più accentuato rispetto agli altri carceri? No, diciamo, a Carino la nota, essendo un carcere comunque minore, a differenza di quello che comunque abbiamo stesso in Campania, basta pensare a Poggio Reale, no? Praticamente cioè, la situazione non è particolarmente grave, però dagli episodi riportati esistono altri tipi di problemi, mi ricorda Luca Bove, che poi praticamente sono anche quelli lì che ho elencati, che comunque vanno contro la legge. Basta ricordare la questione dei bagni, che praticamente sono aperti i bagni dei detenuti nelle celle, praticamente sono a vista, quindi tutti possono guardare detenuto nel momento che potrebbe stare nel maggior momento. Mi rendo conto. E guarda, tu sei stato raggiunto da altri compagni, c'è qualcuno che vuole intervenire? Sì, c'è qualcuno di voi che vorrebbe intervenire? C'è Luca Bove che praticamente riprende, ha lasciato e riprende, ha cambiato solo città. Ma molto, ma molto volentieri. Passo Luca. Grazie. Eccoci qua di nuovo, ciao, ben trovato. Grazie, ciao Luca, come stai? Vabbè, sappiamo che stai benissimo perché tu hai fatto un'ottima trasmissione, hai partecipato a Radical Bar 2 ore con la conduzione di Roberto Mancuso, io ne ho potuto seguire degli stralci ampi, è stato veramente interessante. Guarda, io questi ultimi 7 minuti di collegamento con la vostra associazione che sono rimasti, volevo dedicarli un po' ad una panoramica generale sulle iniziative dell'Associazione Legalità e Trasparenza di Caserta, e in più non so se voi avete attivato un dibattito pre-congressuale, perché c'è questo importantissimo appuntamento, l'appuntamento per i radicali più importanti dell'anno, che è il congresso che si svolgerà a partire da venerdì a Chianciano Terme. Quindi non so, ci vuoi raccontare un po' dell'associazione, di come vi state preparando alla partecipazione al congresso? Allora, l'associazione esiste in maniera formale dal 20 giugno, quindi da pochi mesi, ma in realtà insieme alla cellula questione di Caserta esistiamo da ormai più di un anno, e le nostre attività sono molteplici, abbiamo abbracciato tante tematiche e tanti settori della società civile. Un tema che ci sta molto a cuore, che ultimamente abbiamo affrontato, è il tema ambientale. Soprattutto affrontando 2 emergenze, la prima sui Reggi Lagni. Reggi Lagni è un corso d'acqua artificiale creato nel 1600 dai Borboni per evitare l'inondazione di un fiume che oggi non esiste più. I Reggi Lagni fino agli anni 80 era un paradiso terrestre, purtroppo dal 1980 in poi, quindi con il boom economico che si è avuto in Campania, soprattutto nel settore dell'edilizia, i Reggi Lagni sono diventati una discarica a cielo aperto, e quindi noi abbiamo concentrato parte delle nostre forze su questo tema, cercando di realizzare un video che è ancora in elaborazione. La situazione è molto critica, anche perché poi la regione, la provincia di Caserta insieme a quella di Napoli, insieme ai comuni coinvolti, e sono molti fra il casertano e il napoletano, e sono alcuni comuni dove la camorra è molto alta, basti pensare Casati Principe. Ebbene, in questo comune dove non esiste amministrazione ormai da anni, perché viene sempre sciolta per infiltrazione camorristica, le reti fognarie di questa città sono collegate direttamente ai Reggi Lagni, e quindi tutto i rifiuti delle fogne arrivano nei Reggi Lagni, che poi arriva
al Lago Patria, che si trova nel comune di Castelvolturno, e poi sfocia tranquillamente, ovviamente sono ironico, nel Mar Tirreno, e quindi a inquinare i nostri mari. La regione è intervenuta su questo tema e ha indetto una gara d'appalto. La gara d'appalto ha vinto l'Idrogest, un'azienda che si trova fra Marcianise e Casal di Principe, per montare dei depuratori. Dopo poco tempo si è accorta l'ARPAC che l'acqua che fuoriusciva da questi depuratori inquinava ancora di più dell'acqua che non passava. E quindi addirittura, sì, erano più dannosi i depuratori. Perché? Perché l'Idrogest non aveva provvisto i depuratori delle griglie, e quindi all'interno dei reggi lagni entrava di tutto. Anche perché ci troviamo in un'area dove l'attività della mozzarella di bufala è una delle più diffuse, e quindi gli allevatori di bufala che facevano? Moriva una bufala e la buttava direttamente nei reggi lagni. Ma per e quindi l'inquinamento lo possiamo immaginare. Stiamo provvedendo a fare un video, ma con tu mi sembra che c'eri nel dibattito che si è tenuto a Potenza. Purtroppo abbiamo difficoltà, come ho ricordato in quella sede, abbiamo difficoltà a contattare i vari amministratori di queste città. Non ci contattano. Sì, spesso quando telefoni ad un comune non ti rispondono nemmeno al telefono. Neanche al telefono, purtroppo è questa la situazione. Quindi, poi anche un'altra cosa va ricordata, che esiste un centro commerciale che è nato da pochi mesi, forse un anno, qui tra il Napoletano e il Casertano, il centro Campania, che anche questa struttura versa i propri rifiuti, biologico e non biologico, all'interno dei reggi lagni. E quindi ci troviamo davvero su una situazione davvero critica. Ho capito. L'altro tema ambientale, sì, che abbiamo affrontato è il problema delle cave. La provincia di Caserta è piena di cave abusive, ne esistono più di 100 e solo 15 sono autorizzate. E in più abbiamo affrontato il caso in particolare di un cementificio che si trova fra i comuni di Maddaloni e Caserta, la Cementir S.P.A. di Caltagirone, dove questa impresa ha chiesto l'ampliamento in un'area che è patrimonio dell'UNESCO, dove sorge un'opera, l'opera vanvitaliana dei ponti della valle, che portava e porta tuttora l'acqua dal Beneventano alla cascata della Reggia di Caserta. Ebbene, la Cementir ha chiesto l'ampliamento proprio in quell'area, un'area protetta dove esiste un grande rischio frana. Ho capito, Luca, guarda, prego. Io ti dico, abbiamo a disposizione tre minuti. Tre minuti, io li lascio. Vedo che Roberto Sabella, sì, che è il tesoriere della cellula fusione di Caserta. Benissimo, molto volentieri, grazie. Passacelo, così parliamo anche con Roberto. Buonasera, ciao Roberto. Ciao. Ciao. Ah, eccoci qua. Ebbene, guarda, benvenuto prima di tutto su TV Radicale. Allora, io con te affronto un po' l'ultimo argomento. Peccato ci sono rimaste soltanto due minuti. Cosa è stato organizzando da Caserta per il congresso di Radicali Italiani? Allora, noi stiamo raccogliendo le firme sulle quattro petizioni radicali. Quella sullo sciopero della fame di Pannella per la verità in Iraq e la giustizia nelle carceri, poi l'uninominale, le pensioni e poi quella, la raccolta firme contro la mutilazione genitale, certo. E poi porteremo al congresso anche il caso di Francesco Massimo Giovanni, il maestro che morì nell'ospedale di Vallo della Lucania dopo un trattamento TSO, trattamento sanitario obbligatorio, fatto dal sindaco di Pollica, che non era il comune di residenza. Di cui su internet c'è un video veramente tremendo. Un video orribile, sì. È un video orribile perché si riprendono proprio la fase terminale, proprio la morte di questa persona, sì. Oltre ad essere terribile è anche molto toccante, io l'ho visto. E questo caso qui verrà portato al congresso, diciamo all'attenzione del congresso dei radicali. Avete già concordato modalità? Sì, per abbiamo cui concordato, sì, con Rita Bernardino anche di organizzare una conferenza stampa alla Camera dei Deputati
per proprio parlare di questo fatto, diciamo. Adesso vi passo Domenico per ulteriori aggiornamenti. Sì. Bene, grazie, ti ringrazio, ciao e buon lavoro. Grazie, anche a voi, ciao. Ecco, ecco Domenico, che rimangono pochi minuti. Sì. Sono Domenico, sono tornato praticamente. Allora, abbiamo sforato di un minuto, ti do giusto 30 secondi, 30 secondi tranquillamente, così poi dopo passiamo a Milano. Vai. Sì, ho preso io la parola perché praticamente del caso Mastro Giovanni me ne sto occupando molto io, sì. Quindi posso dare più informazioni. Praticamente Francesco Mastro Giovanni è un insegnante di tendenze anarchiche che è morto in seguito a un TSO avuto nell'ospedale di Vallo della Lucania, e praticamente c'è stata un'inchiesta grazie comunque al video che è stato trasmesso su Mi Manda Rai 3, quindi in diretta nazionale, in cui si mostra chiaramente la brutalità delle istituzioni, come hanno trattato questo insegnante che in seguito a questo TSO è morto. Però non solo questo, diciamo che poi vi è stato anche praticamente tortura proprio nel trattamento, in quanto questo paziente veniva abbandonato nei propri escrementi e veniva maltrattato, questo sempre reperibile dal video. E ci tenevo a ricordare che esiste il comitato Verità e Giustizia per Francesco Mastro Giovanni, a cui hanno aderito anche molte individualità di spicco e che continua a portare avanti battaglie sia di inchiesta e sia a livello culturale e politico per l'abolizione dei TSO, che sono i trattamenti sanitari obbligatori. E chiudo comunque questo intervento invitando tutti a visitare il sito del comitato Verità e Giustizia per Francesco Mastro Giovanni e di interessarsi anche di questa tematica, che comunque ha rilevanza nazionale perché i TSO avvengono in tutta Italia. Quindi concludo dicendo che è giunto anche il momento di riflettere sull'utilità di questi TSO e sull'utilità della psichiatria, o affrontare problematiche attraverso l'antipsichiatria, perché diciamo che si tratta di vere e proprie torture fisiche. Quindi è giunto il momento veramente di parlare seriamente di trattamento sanitario obbligatorio e di constatare poi se questo è veramente un trattamento giusto, certo, o un trattamento che riduce alla morte. Domenico, abbiamo trascorso una mezz'ora intensa ma soprattutto interessante. Ora che sono riprese le trasmissioni di TV Radicale ci sentiremo e sono sicuro che con voi riusciremo a sì, sentirci con regolarità, presenti, sì. Ecco, siete come lo siete stati in precedenza, lo sarete in futuro, e sarà veramente interessante proseguire queste interlocuzioni e questo lavoro, questo servizio di informazione dalle varie associazioni locali, un po' da tutta Italia e quindi dal territorio dove c'è la vostra associazione. Noi sicuramente avremo modo di vederci a congresso. Io saluto tutti voi, vi ringrazio nuovamente per questo collegamento e a risentirci alla prossima occasione. Un grazie a tutti e un saluto a tutti i partecipanti dalla chat. Bene, grazie all'associazione di Caserta. Riprendo nuovamente la linea, anzi ho interrotto il collegamento che purtroppo non c'era, non abbiamo avuto la disponibilità del video, e adesso ci spostiamo velocemente a Milano con Francesco Poirè, che andiamo a chiamare in diretta, ecco qua, quindi dobbiamo solo attendere che ci risponda e lo mandiamo direttamente in diretta, quindi faremo questo collegamento con Francesco Poirè da Milano. Io voglio ricordare il segretario dell'associazione Enzo Tortora Radicale Milano, collegamento che stenta ad arrivare. Allora, io farei una cosa a questo punto. No, forse sta arrivando. Vediamo un po'. Qualche altro secondo di pazienza. Allora, è cascata la linea. Allora, a questo punto io farei in questo modo, mando uno spot e...